È tornato finalmente in presenza il PMI Day che quest'anno ha fatto tappa anche nel Valdarno Aretino. Tema della 13ª edizione della giornata nazionale delle piccole e medie imprese è la bellezza. Tesa come possibilità di essere anche migliori degli altri, nel senso ovviamente competitivo del nostro essere, del nostro fare impresa. Ad aprire le porte ad una classe di studenti dell'Istituto Meccanico e Meccatronico dell'ISIS Valdarno è stata la Street Food di Terra Nuova a Bracciolini. È molto interessante perché vediamo applicato quello che noi progettiamo e che comunque disegniamo al computer. Un'iniziativa che dunque può far da ponte tra scuola e impresa. Quello che stiamo soffrendo ormai da tanti anni è questo mismatch di distanza fra la richiesta e l'offerta di lavoro. C'è una grande richiesta di personale formato e di livello più alto perché ci stiamo spingendo molto di più, anche le piccole aziende, verso la digitalizzazione e verso l'apertura a mercati internazionali. Dalle piccole e medie imprese italiane arriva però anche un grido d'allarme. Le PMI sono infatti messe a dura prova in questo momento da crisi energetica, inflazione e rincari, uno scenario già complesso aggravato dalle forti tensioni geopolitiche. L'incertezza è quella che sconvolge le imprese in generale, ma le piccole ancora di più, perché c'è il problema del credito, il problema dei consumi, cioè aziende energivore che si trovano a pagare bollette 5, 6, 10 volte più di quelle che pagavano l'anno prima, è un problema. Allora, se si deve lavorare per pagare le bollette, capite bene che non è facile. Siamo molto preoccupati per cosa succederà da qui a qualche mese e stiamo chiedendo un aiuto più immediato al governo e per adesso purtroppo non ci sono grandi risposte.